candidato alle imminenti elezioni regionali, ci esponga i 3 punti cardine del suo programma. Ma per la verità non penso che ogni candidato debba avere un programma. Degli impegni io li ho in parte già realizzati sul mio territorio come parlamentare, come sindaco della città di Afragola, dove ho realizzato, ho contribuito alla realizzazione e all'inaugurazione della stazione dell'alta velocità, che deve essere, a mio parere, il perno intorno a cui costruire tutto il sistema della rete di trasporto su ferro della regione Campania, e quindi completando i collegamenti che sono già in corso con la Napoli-Bari, che consentirà l'ingresso immediato già dal 2023 nella rete metropolitana di Napoli, e poi con la Circumvesuviana già finanziata, nell'aggancio che deve essere realizzato per una parte, diciamo, molto limitata di binari sulla traccia proprio del collegamento con la stazione di Afragola. Questo consentirà da Afragola e per Afragola il collegamento con tutta la zona costiera, e l'obiettivo può essere quello di prolungare questo discorso, questa linea, andando ad abbracciare la parte restante dell'area nord di Napoli, cioè Caivano, Fratta Maggiore, fino ad arrivare ad Aversa. Questo sarebbe un bel obiettivo da realizzare. Assolutamente, immagino che raccolga richieste e consensi dei cittadini che comunque hanno visto in Afragola un'opportunità dal punto di vista dei trasporti, ma anche un'opportunità di lavoro, immagino, anche del Certamente, comparto occupazionale. guardi, le posso dire che rispetto al fatto, quando si diceva che cosa serve questa stazione e chi ci va, oggi la stazione ha una crescita di flussi passeggeri altissima, e tutti, direi quasi tutti coloro che vengono dalla provincia di Napoli, ma anche da Avellino, anche a volte da Benevento, preferiscono ovviamente venire alla stazione di Afragola perché è molto di più facile accesso, più economica anche per il parcheggio, per le infrastrutture, i servizi che ci sono, per quello che offre, e ovviamente per quell'area in particolare deve essere poi anche un'occasione di sviluppo e di lavoro. Assolutamente. Come ben sa, noi di RCS Salute chiaramente ci occupiamo di salute e sanità, è il nostro focus. Veniamo da una pandemia, ne siamo ancora coinvolti, anzi forse l'attenzione dei media in questi giorni è proprio su una, purtroppo devo dire, ripresa dei contagi. La giunta regionale durante il lockdown ha preso delle decisioni importanti, sono stati potenziati i posti letto, le terapie intensive. Quali sono i progetti in merito ad un futuro immediato? Capirà che i cittadini che ci ascoltano sono preoccupati Sì, dall'arrivo dell'autunno. non c'è dubbio. Ciò che è stato fatto, secondo me, ha costituito una risposta importante da parte delle istituzioni della regione, che è stata peraltro molto apprezzata dai cittadini. Detto questo, però, c'è un tema più di fondo della sanità che io da tempo su cui sto insistendo da tempo, cioè noi dobbiamo ripensare il sistema della sanità. Perché lo abbiamo pensato sempre in termini di rete ospedaliera, e invece ciò che adesso necessariamente, a maggior ragione con ciò che è accaduto in questi mesi, ciò che va invece potenziata è la sanità del territorio, presidi territoriali, dove si mettono insieme, si mettono a sistema i dati e le funzioni e le attività dei medici di base, oppure con unità più complesse dove ci sono i medici di base e i medici specialistici, cosa prevista già dalla legge Balduzzi del 2012 ma mai attuata, un sistema di assistenza a domicilio attraverso per esempio l'infermiere di famiglia, non solo il medico di famiglia. Ecco, questa è un'idea da portare avanti, che di concerto anche con gli assistenti sociali possano rendersi conto di quello che è lo stato, la condizione in cui vive una famiglia, un paziente, un ammalato, e portare i soccorsi lì a quel primo livello, e poi il presidio territoriale e per ultimo il pronto soccorso. Invece noi ci troviamo nella situazione paradossale che una persona avverte un mal di pancia e corre al pronto soccorso, intasando i pronti soccorso e facendo in modo che, diciamo, chi poi veramente ha bisogno di quel tipo di assistenza finisce per essere, diciamo, non accolto come dovuto. Questa è una grande inversione di tendenze che noi abbiamo il dovere di realizzare sul territorio,
nella nostra regione, perché è un tema di ordine, diciamo, di carattere generale sul quale bisogna invertire un po' con l'impostazione così come è stata fino ad oggi, rispetto a come è stata fino ad oggi. Un altro tema a noi molto caro, molto sentito, è la salvaguardia dell'ambiente, parlo di inquinamento dell'aria, inquinamento delle acque. Noi purtroppo siamo anche imperversati dalla cosiddetta terra dei fuochi. Sì. Quali sono le proposte in merito? Per le acque occorre mettere innanzitutto a norma i depuratori, perché spesso i depuratori in campagna non sono nemmeno a norma, e questo ci comporta anche il costo di una salata multa della Comunità Europea. Abbiamo la necessità di creare un sistema di depurazione che metta alla nostra regione, che si fonda, si può e si deve fondare su un'economia del mare, quindi su una gestione efficiente del ciclo integrato delle acque. Questo va realizzato. Noi abbiamo visto durante il lockdown come i fiumi, persino il Sarno, era ritornato limpido e trasparente. È possibile accettare che poi dopo si verificano situazioni invece di ritorno a un livello di inquinamento inaccettabile? Allora occorre un sistema di depurazione adeguato, occorrono controlli sui grandi canali dove sversano, che sono canali che dovrebbero, diciamo, raccogliere le acque bianche, ma dove sversano abusivamente spesso le acque nere, i rifiuti, diciamo, il sistema fognario in modo abusivo, e quindi ci vuole un controllo serrato in quella direzione, perché poi queste acque sboccano, sfociano a mare e inquinano e costituiscono un grave danno per la salute, per l'ambiente e anche per l'economia. Ecco, quindi sotto questo aspetto c'è un grande lavoro da fare dal punto di vista proprio della rete fognaria e della risistemazione del ciclo integrato delle acque. Secondo poi c'è l'altro tema fondamentale dei rifiuti. C'è un lavoro da fare, e si collega perfettamente con il mio intervento, da un punto di vista civico sulla popolazione. Questo andrebbe fatto con un'azione capillare nelle scuole. Nelle scuole, perché noi dobbiamo far crescere nelle nuove generazioni la consapevolezza di che cosa significa il valore della tutela dell'ambiente e della salute. E questo nella scuola, nella scuola è fondamentale un'azione. Spesso la scuola è distratta da altre cose, da progetti che a volte sono di intrattenimento per i ragazzi. I ragazzi dovrebbero essere meno coccolati nella scuola, più educati a studiare, anche un po' a sudare sui libri e a capire che la scuola è il primo luogo dove si impara anche a stare in mezzo agli altri, e si acquisiscono le conoscenze anche di un'educazione civica, di un saper stare nella società, di un saper condividere le regole e i beni comuni che devono essere tutelati. Finché dalle nostre parti non crescerà questa consapevolezza, faremo sempre quelli che poi, quando vanno a Milano, si comportano bene, e quando tornano a casa loro le combinano in tutti i colori. Così non va bene. Mi ha detto nel pensiero, perché troppo spesso vengono intervistati da emittenti nazionali i soliti ignoti, i quali lamentano la mancanza dello Stato, la mancanza del controllo del territorio, e poi sono i primi che scaricano il frigorifero sull'asse mediano. Quindi, perché c'è una tendenza nel mezzogiorno, per ragioni storiche, antiche, a immaginare sempre lo Stato come una cosa, diciamo, altra rispetto a noi stessi. È lo Stato che deve provvedere, è lo Stato che mi deve aiutare, è lo Stato che deve fare, che deve dire. Ovviamente spesso lo Stato è stato carente, ma spesso noi ci mettiamo del nostro. Grazie a te e mi auguri. Grazie a voi, buona giornata.